Buonasera a tutti, ragazzi, bentornati. Buonasera, giudice. Ma che è Buonasera, signori, un arrivato? attimo Sei solo. arrivato? Un Buonasera, attimo ragazzi, solo. ciao a tutti, ciao Aspetta, togli Totò, gli ciao audio. Rox. Secondo me la live non inizia, certo che inizia, appena iniziata. Buonasera, ragazzi, buonasera, buonasera. Ma buonasera, signori, Gli do buonasera, la mano che scusate, scenderà, ah, lei. grazie, scusate il ritardo, mi Prego, prego. sono perso un attimo in delle Buonasera, buonasera. questioni che avevo qui in camera da lavoro. Prego, prego. Non è un insetto in faccia, dai. Oh, ma che è? Avete tirato giù tutto un albero, io no. Ah, grazie. Buonasera, Rocky, come sta? Buonasera, bene, bene, bene. Ok, partiamo. Un insetto in camera entra. Ok. Oh, buonasera, serata di processi, vero? Stasera sì, che tocca il giudice. La controllerò io, non si preoccupi. Se si sente più tranquillo, no, ho sbagliato pure strada. Se si sente più tranquillo che c'è sto io. Gli avvisi della giudice. Sì, sto molto meglio per lei, come vedete. Prego, giudice, apro la porta. Grazie. Prego. Oh, mi siedo intanto, faccio venire pure i procuratori qui dentro, Sì, poi. faccio venire i procuratori. Vieni, vieni. Bene, bene, ragazzi, bene. E spero che Raymond faccia anche quello che ho chiesto prima. La lista di attività che sono chiusa. Tu hai, ascoltami, ma tu hai una lista con tutti i sigilli che abbiamo messo finora? Abbiamo un Sì. modulo ad alto Me la giri, girotale. No, in realtà basta che vai sul drive e vedi questo. Ah, sono il sequestro, boh. No, perché devo sistemare un attimo anche quella roba, perché almeno gliela mando già esatta. Cambio colore nel foglio tasse all'attività sequestrata. Così poi le porto Bene, avanti. ragazzi, che mi Le raccontate qua, porto vediamo avanti, che. le porto avanti. Ah. Ma sì, chiuso in culo. In culo, ma tu devi stare zitto, che surla si fa Io sono ritirare, d'accordo, coglione. sì, e se lo ricorda, proprio quello che nell'arco di tre frasi si faceva inculare 5 Ma non mi piace. Ma io non ho voglia di stare qua, cioè, me ne vado via. Porco. Ma cosa... Non esiste uno scritto di cancelliere per le direttive, vero? Me la devo inventare, eh? Non è lo stato contro, ma Non so il nome, è... non so il nome, han pagato l'abitativo, si fa solo da me. Progetto civile 003, incontro sì. Anche se rispettando corte. Oppure semplicemente se ci sono tutti e due. Prima di iniziare il processo. Aspetta. Processo civile 003.
pensamento non di pagata, mi ricordo. Operatore, buonasera. Sono qui da 20 minuti, io ormai... come in ritardo... Sono qui da 10 minuti, nessuno è venuto a dirmi pure d'orario, che oltre buongiorno. Buonasera. Ciao, Vacce! Oh, madonna, ma è tanto tempo che non ci sentiamo. Che fine hai fatto? Ma buonasera. 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 Allora, qua ci sono processi penali da fare? C'è presente? Non lo so. Avete già fatto entrare? C'è un tizio. Perfetto. Mi sa che uno è senza avvocato. Va bene. Devo un attimo chiedere gli altri, giudice. Mi vedi un attimo chi deve fare i processi e chi non ha avvocato? Giudice. Noi da stasera richiederemo una cosa al governo. Cosa? La cosa più bella ed esclusiva che chiunque vorrebbe sentirsi dire. Visto che ne abbiamo le palle piene, che tanto questi gli avvocati non si ritrovano. È più divertente senza. Si potranno difendere da soli. No, questa cosa no. È più bella. Se volete questo, trovate un altro giudice, trovate. Non dico subito. A che servono? Se volete questa cosa qua, trovatevi un altro giudice, ve lo dico subito. No, ma perché? No, mi rifiuto, ragazzi. Mi rifiuto categoricamente. Quindi, se volete fare questa cosa qua, perché no? Perché non esiste questa cosa. Fa schifo. Vedete una persona che viene qua. Fa schifo, è bello. Vabbè, allora, buona serata. Trovatevi un altro giudice. Giugio. Buonasera a tutti. Mi serve sapere quali sono gli imputati presenti al momento, se avessi in una media, gentilmente. Fuoco nella mia posizione. Ah, lavori. Comunque sì, quello lì è Oscar, sì. È Oscar quello. Sto guardando qua. Hai già letto i fogli? Possiamo già iniziare? Ovvio, ho già letti tutti quanti, certo. Ovvio, non esageriamo con questo. Mi sono portato un po' più avanti stavolta, perché ho avuto i fogli, diciamo, forse 5 giorni prima dei processi, sai, Oscar, stavolta. Quindi sono riuscito a portarli avanti. Sai com'è? Non li facevo io. Infatti, tu li fai 24 ore prima, sai. No, io non li faccio proprio, è diverso. Se li faccio io è perché non li ha fatti nessuno. E quello è il vero problema, Smith. Boh, sono presenti? Uno solo. Per ora uno solo. Brian Santos. Ok. Ma porco cane. Altro problema. Ma porco cane. Un'altra persona senza avvocato. Trovate, chiamate l'avvocato d'ufficio e fate segnate il caso. E Brian Santos c'è un problema. Non ce ne sono gli avvocati. Come no? Provo a chiamarti Brown, è quello il problema del perché ti ho detto quella cosa. Uno degli unici presenti è Brown. È Willy che è in aula. Manca. Brian Santos è senza e Leonardo Di Rocca è senza. L'unico con è Francesco Tacchi. Sei dipendente di Brown allora. Va bene, glielo vado a riferire. Sono arrivato un po' tardi così, ho fatto un po' tardino. Oscar è un segretario. No, Oscar è un procuratore. Oscar è un procuratore. Ogni volta che entro non si sente proprio. Lo voleva annunciare che stava arrivando. Cissimo. A Francesco, non lo so quale sia, però, perché devo guardare, farà da avvocato, ok? 137. Sì, all'altro invece a Brian... Ah, no, due avvocati, quindi? No, un avvocato solo, ma due imputati. Ah, ok. Ma l'avvocato si è rifiutato categoricamente di farlo a Brian Santos, in quanto l'ha insultato in aula, e ha il pieno diritto di farlo. Non posso rinviare il processo, non deve stiarsi, così rimarrà in agonia ancora per una settimana. E Leonardo Di Rocca? E Leonardo Di Rocca... Ah, no, scusami, aspetta, non mi ricordo già più che cosa...
Brian, ma sì, lo chiamiamo lì al gastolo con voglio facciamo una cosa, sicura. Aprite, segnalate, fate annunci che cercate avvocati con incentivi, quindi magari diamo degli incentivi agli avvocati. Sì, che... ma il problema è che gli avvocati non è incentivi, non incentivi, è che prima devono fare tutto il tirocinio a rosse così. Non è più. Ora non no. Più. Non c'è più ora rosse. Non più. Appunto. Di conseguenza ora si può essere solo avvocati così. Comunque, vabbè, così più o meno. Vabbè, li fate un buon corso voi. Comunque, no, fate l'annuncio, magari con incentivi, magari incentivate che ci sono incentivi. No, quello ok, ma ascoltami, Brian Santos lo facciamo lo stesso. No, è un problema che proprio non volevo farlo io quel processo lì, cioè, in senso. No, perché Smith ho... è l'unico che c'è. Il problema è che è l'unico processo che non è stato ancora visionato dal governo. Quello è l'unico. Tutti gli altri ergastoli sono stati visionati e mi hanno detto sì o no. L'unico quello lì che in cui non ho avuto risposta. Perché c'erano problemi con le prove. Ventura sa. E ma se Ventura mi ha appena detto sì, anche quello era ok. Era un poliziotto, detto, cioè, solo, lo so ancora, però streamo solamente il processo su Twitch. Lo so, lo sappiamo già. Agente a terra, supporto immediato. Che facciamo? Non lo so, io vi aspetto fuori, fate come volete. Prendiamo, iniziamo con quello che ha l'avvocato, dai, cioè, ragazzi, va dai, bene. Ehi, oh! Ti portino al banco, Francesco Tassi e l'avvocato. Ti comunico. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 137, lo Stato contro Francesco Tassi. Presiede l'onorevole Charles Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Vabbè, stesso processo, vabbè. Buonasera accusa, buonasera difesa, buonasera a tutti signori, prego accomodatevi. Prego, iniziamo accusa. Buonasera vostro onore, per quanto riguarda il caso 137 del signor appunto Francesco Tassi, richiediamo l'archiviazione dell'accusa. Bene, qualora appunto se non che è richiesto dall'accusa, non mi sembra altro che confermare la richiesta, quindi le accuse sono archiviate, l'udienza è sciolta. Quindi? Ragazzi, probabile che li stanno avvisando. Quindi prossimo? Non c'è, c'è il civile, basta. Ma allora facciamo prima il civile. Va bene. Agente a terra, supporto immediato. Agente a terra, supporto immediato. Agente a terra, supporto immediato. Rudy, per il processo civile non c'è l'imputato. Che facciamo? C'è l'avvocato, ma non è per l'imputato. Non c'è l'imputato. Ma sto merito che c'è l'avvocato per due persone. No, è solo per il civile. Sono l'unico che può presentare Tassi e Santos. Punto. Tassi e basta. E Santos? Santos non viene di fede, da quanto capito. A terra, supporto immediato. Dici che sempre sti problemi all'ultimo.
dietro di te. Salve, lui, vabbè, eh? Che tipi per me, buono. Sono usciti tutti. Salve, vostro onore. Salve, dopo lui, ieri eh? Ieri sera più o meno. Lui è Isaac Scott, il signor Isaac Scott. Cioè? Processo civile 003. E l'accusa? Accusa, sì, esatto. Che manca la difesa, quindi. Esattamente. Non si è presentata? No. Ottimo. Ma il signor Santos se n'è andato, procuratore? Non lo so, non ho idea. Chiamo la cancelliera, mi sa di no. Agenti a terra, supporto immediato. No. Ma chi? Non è neanche entrato in aula. Ma non era stato che c'era? È stato visto, è stato avvistato. Decidetevi. Comunque, niente. Avvocato, venga un attimo, procuratore, anche lei. Un attimo, Isaac. Permetto. Signori, allora, se il processo civile non ha imputato difesa, insomma, cioè non ha la difesa, a sto punto mi sembra altro che non bisogna altro che rimandarlo, sentire appunto se la difesa ha avuto problemi o meno, e in caso la prossima data non si rinvierà, ma si farà appunto in assenza della difesa. Ok, va bene. La prima data la rinviamo, la seconda data sarà appunto questa tipo. Quindi invito i procuratori comunque a organizzarsi appunto per fissare la seconda data, che sarà appunto la prossima sessione dei processi di martedì prossimo, no? Mercoledì prossimo faremo i processi. Non so se ci sono io mercoledì prossimo. Si potrebbe fare in caso settimana ancora dopo. Giovedì prossimo. Giovedì quello. Cioè, cos'è? Giovedì sarà il giovedì, che so io. 4. Scusa, 4. Ma giovedì. Ascoltami, ma tu giovedì 4 io. Ah, sì, giovedì 4 sono, ci giovedì sono 4. Io. Sono giovedì 4, se si riesce, giovedì 4 aggiungiamo lì. Aggiungiamo quelli. Esatto, aggiungiamo in coda giovedì 4. E se. Posso fare una domanda? Sì. Come lo contattiamo? Si pensa ai procuratori a contattarlo via mail. E infatti vi occuperete voi, procuratori, no? A contattare via mail. Sì, il problema è Smith, il problema è un altro. Sì, me lo chiedi a me, me lo scrivi in privato se non lo trovi. No, non è il fatto di trovare l'email, il fatto che lui già è stato taggato, già è stato contattato. Sì, da appunto. Tanner, La prima data, se appunto avranno avuto problemi, che ne so, può essere rimandata. Però in teoria. La seconda data invece sarà tassativa e non sarà rimandata. Quindi occupatevi di gestire lo spostamento dell'invio. Quindi l'invio sarà giovedì 4. E dopo io dico Ventura. E se non viene, se non si presenta pure giovedì 4, procederemo senza la sua presenza. Grazie, a posto, avvocato, le auguro una buona serata. Allora. Buona serata anche a voi. Arrivederci. Arrivederci. Chiusa. Scusa, aspetta che ti apro. Sapete che intro lo dico io. Grazie. Signori, buonasera a tutti. Comunico che processo civile 003 sarà rinviato a giovedì 4 agosto. L'udienza è sciolta. Bene, allora Oscar. Ma ascoltami, di quello là te aveva convalidato? Di Santos è l'unica persona a cui non avevo ricevuto risposta. Cioè, avevo un zero, né risposta, né sì, né no. Cioè, diciamo, mi era stato detto fatti dare delle prove decenti, se no è no. E io ho pensato a dare. C'era tutto il video. Oscar, ti prego. L'hanno fatto evadere davanti. Le prove video cazzo... che abbiamo ricevuto nel primo fase dei processi erano da. Cioè, prove video, fino a prova contraria l'hanno fatto evadere. Non c'erano prove, Oscar, non c'erano prove nel primo foglio. Sì, l'hanno fatto evadere davanti agli Oscar, occhi di un procuratore. Non c'erano prove, ti fidati. Nel primo foglio non c'erano prove utilizzabili. Poi gli ho rimandato indietro Ventura mi ha rimandato indietro il file nuovo, gli ho girato la richiesta, non mi ha risposto. Purtroppo funziona così, a volte capita dei ritardi. Appunto Ventura, grazie a Dio, mi ha mandato i fogli processi 5 giorni in anticipo, e grazie a Dio sono riuscito a chiedere combine con 5 giorni in anticipo. Sì, sai qual è il problema? Cioè, Oscar, dovreste fare un po' tutte le volte così in anticipo. Sì, appunto... Sai cosa mi viene da ridere? Che tutto il resto delle volte che vi facevo di corsa all'ultimo c'erano le convalide. Lui gli ha fatti 5 giorni, non c'è un processo da fare. Vabbè, quello là è problema del governo. Dai, quello è problema del governo. Però in senso, cioè, tu mi fai fare salti mortali, Oscar. C'è il discorso.
Cioè, tu devi fare i salti mortali. Io ti faccio fare i salti mortali perché i salti mortali li fanno fare anche a me. Ma se vi organizzaste un po' di più, se vi organizzaste un po' di più del tempo che avete e vi organizzate, magari metti che i processi sono martedì e venerdì mandi già le foglie processi, nell'arco del weekend riesco a sentire il governo. Io per quello di cui mi sto occupando io sono più che organizzato. I processi ci sono altri procuratori. Appunto, adesso se l'è presa in mano Ventura, perché non sono lui. Allora a posto, allora ragazzi, io adesso quindi vogliamo fare i processi in aula, non so, ci sono persone? Sì, ci sono persone, però quello di Santos io non posso rimandarlo, cioè, Santos con che base lo rimando? Per decisione del giudice, se no ergastolo no e via, cioè se no decidi tu, un intergastolo, se no se deve ergastolo si aspetta la convalida. Io subito, cioè, il discorso è questo, decidi tu. Se preferisci vedere gasto, lo attendiamo e magari la prossima volta c'ho la risposta. Boh, se no, è automaticamente è, no. È l'unico che era palese che era del gasto. Oscar, vabbè, decidi tu, so decidi tu cosa vuoi fare. È scappato da una cazzo di Oscar, centrale. Oscar, decidi tu cosa vuoi fare. Fai come vuoi, perché okay, non perfetto. Parlo più. La gente, dobbiamo fare processi, non posso fare processi in aula? Vuoi fare processi in aula? Sì, dai. Ditemelo voi, ragazzi. Vabbè, sì, dai, vai, iniziamo pure con... Aspetta. Abbiamo detto vai che... Dai, ma Gullit, vai. Dai, ma Gullit. Qual è? Saranno indagati sotto questi qua oggi. Com'è? 128? Ah, grazie. Dimmi in ordine, eh. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 128, lo Stato contro Dema Gullit, precede l'onorevole Charles Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, prego accomodatemi. Buonasera accusa, prego iniziamo. Non la sento accusa. Accusa. Vostro onore, okay. un secondo perché questo processo non doveva essere mio, ma Ventura non so che fine abbia fatto. Dov'è il procuratore? Lo vorrei sapere anch'io. Comunque il signor De Magullit era già stato rimandato a processo, appunto come già stato scritto in quelli che sono i fascicoli, questo è il suo secondo processo. Al primo processo da lei stesso, vostro onore, era stato dato una pena pari a ore di servizi socialmente utili che il soggetto non ha mantenuto. E vista quella che è la sua fedina penale e il conseguirsi appunto di tutti quelli che sono i reati commessi al soggetto, chiediamo l'ergastolo e il sequestro di tutti i beni. Bene. Intanto, quando non c'è una difesa, ti libero sul posto. E condanno all'ergastolo la signora De Magullit con sequestro di tutti i beni. Udienza sciolta. No, ma Brian Santos è rimandato? Sì. 131, Leonardo Di Rocca. Vai. Però è presente Leonardo Di Rocca, ma non è difeso. Ma come è presente? Ma non c'era l'avvocato? Non è difeso. Ma non c'era l'avvocato? Willy si rifiuta perché è stato... vabbè, è stato accusato, è stato preso a parole, sostanzialmente. Gli dica quindi che... dica quindi... mi dia il numero dell'avvocato, per favore. È Willy Bobby Brown. Sì, non è che ho il numero di telefono così a portata di mano, mi dica il numero. Dammi un secondo. Avvocato, pronto? Buonasera, sono il giudice Clark Foster. Devo chiederle un grande favore. Le chiedo gentilmente di seguire il caso di signor Di Rocca. Allora, io lo seguirei, però mi ha... Avvocato, le chiedo la gentilezza, no, aspetti, altrimenti... Mi ascolti un attimo. È l'unico avvocato in città, lei. In città.
Il problema è che non mi ha fatto nulla di chi è lui o meno, sinceramente. Mi interessa perché lui è l'unico avvocato in città. Quello è quello il problema, io lo farei se mi avvocato, avessi nel senso, no, si è offeso, no, cioè, nel senso, l'ha offesa tan gravemente. Sì, un po' sì, un po' sì, oggettivamente un po' sì, perché secondo me questa persona dovrebbe essere addirittura fuori da nel senso, da ecco, ha detto cose, non mi ripeta cosa ha detto per fuori che sono quegli occhietti, no, però non, ha detto cose gravi, ha diciamo detto, nel senso, gravi. Non proprio, non così grave, però parecchio fuori me, luogo. Me lo riesce a scrivere in privato, sull'applicativo, cosa l'ha detto? Non credo che sia da prendere provvedimenti in quel senso, scriva, però... me lo scriva, che vediamo un attimo, però lei non può, quindi lei si rifiuta categoricamente. Non me la sento, perché guardi, io gli darei l'ergastolo, quindi se volete dargli l'ergastolo, perfetto. Per me comunque, avete tutto il mio appoggio. Lo sa che io senso, sono ma esistono altri avvocati, cioè non nel mondo, nel senso è l'unico avvocato? Non lo so, perché del mio studio sono andati tutti in ferie. Il problema è quello, che non ci saranno fino a, penso, fine agosto. Anche per quello i processi non so come andranno. Però sì, io sono l'unico, credo. Che a me dispiace. Gioia. Allora, lei potrebbe cercare qualche avvocato al posto suo, diciamo, insieme a lei, che fa l'avvocato, perché sennò siamo veramente messi male se non c'è una sera, Nel senso, avvocati, devono rimediare tutti i processi. Devo provare a chiedere... Può andare bene uno che non è iscritto all'albo? No, assolutamente no, cioè nel senso, lei vada a trovarli, in senso, per le prossime volte, dico, e faccia scrivere all'albo. In quel senso posso provare, però ok, va bene. No, pensavo per stasera. No, stasera io ho bisogno di un avvocato, questo qua. A posto, la ringrazio, salve. No, mi dispiace, però fa lo stesso, non... lo scrivo in privato. Lo farei per tutti, mi scriva, ma che gli ha detto, mi scriva. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Dice no. Che due coglioni. Il segno di Rocca? C'è un'opzione. Segno di Rocca? Buonasera, segno di Rocca. Le informo che il suo processo è rinviato a data da destinarsi, in quanto lei non ha una difesa. Ma niente, quindi difende da solo. Non può, buona serata. No, si sveglia magari dopo un mese che è in attesa di processo, poteva chiamare un avvocato, sa? E se lei si sveglia, lo scrive, lo dice magari... Mi sembra la via prima che la butto fuori da quest'aula di forza, arrivederci. Ma guarda questo, guarda. Marshall, lo porti via di forza, gentilmente. Prima che lo accuso anche per oltraggio alla corte. Ma il posto, mi fai primo, guarda. Ah, guardi, tanto non hai già firmato l'ergastolo qua. Comunque. Il prossimo... vuoi che lo vado ad avvisare che sei innocente? Perché in parte... il prossimo c'è Kilgian Ronaldinho al 134. Prego, vada. Ok. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 134, lottato contro Kilgian Ronaldinho. Presiede l'onorevole Charles Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, buonasera a tutti, grazie, prego accomodatevi. Buonasera accusa, prego, iniziamo pure. Entrambi i processi, vostro onore, sono archiviazione accuse, sia il 135 che il 136. 134, non penso sia archiviazione accuse, leggo qua il gastro, insomma, quindi... Ah, negativo vostro onore. Ero andato un passo più avanti. È semplice, la finita penale del soggetto parla abbastanza chiaro. Le prove video portate dalla bodycam dell'agente altrettanto. Il soggetto ha minacciato più volte il pubblico ufficiale in centrale di polizia. Non ho null'altro da aggiungere, vostro onore, se non appunto richiedere l'ergastolo per il soggetto, in quanto si tratta del suo secondo processo. Il soggetto già si trovava in cella per quanto riguardava il suo mandato di cattura con Cavigliera, appunto ha voluto compiere il passo che invece che collaborare ha preferito accendere ancora di più la miccia, andando appunto a minacciare quello che è un pubblico ufficiale. Bene, in quanto non c'è la difesa presente, condanno il signor Kijen Ronaldinho
Così si chiama, giusto? Sì, all'ergastolo, al sequestro e tutti i beni, signori. L'udienza è sciolta. È presentato Brian Santos, ma è senza avvocato. No, ma Brian Santos deve essere inviato. Brian Santos, venga qui al banco dei testimoni, gentilmente, un attimo. Il signor Brian Santos al banco dei testimoni. Signor Santos, comunico che il suo processo è rinviato a data da destinarsi appunto per problemi burocratici inerenti a me. Quindi rinvio il suo processo. Ok. E sarà, spero, giovedì 4 di agosto. Ci sarà lei? Sì, ci sarò. Perfetto. Se trovi un avvocato, perché se si presenta senza non le faccio processo, lo dico subito. Quindi continuerà ad andare avanti il suo processo finché non trova un avvocato, ok? Ok, grazie. Quindi si trovi un avvocato in 2 giorni. Arrivederci. Va bene. Bene, il signor Di Rocca? È ancora qua? Sì. Va bene, se si diverte a guardare i processi, mi piace, no. Sono contento. Mi diverto di più a farli, perché però ne non vuole fare. A posto, ecco, prossimi, vai, vai insieme, 135 e 136, li chiamali entrambi. Li faccio insieme? Sì, 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 sì. Ok. Io sono tanto in entrambi le chiavezze. Va bene, va bene. Signore e signori, tutti in piedi in aula, processi numero 135 e 136, lo stanto contro Axel Soto e Marcello Quintana. Presiede l'onorevole giudice Charles Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Come già detto prima, buonasera a tutti, per favore, sono entrambe archiviate le accuse. Perfetto, allora chiudete. Le accuse sono archiviate, l'udienza è sciolta. Abbiamo finito. Sì, è serata ora di processi. Procuratore, dove scappa? No. Procuratore, dove scappa? Scappo a dare le mie dimissioni in ufficio, è stato stasera, un piacere. Stasera, serata ora grande, abbiamo fatto per 3 archiviazioni e accuse, tra cui una era presente. 3-4 rinvii. Solo una cosa. Vabbè, 2 ergastoli assenti, cazzi d'oro. Noi abbiamo fatto 2 ergastoli. Per fortuna che sono arrivate 5 giorni prima. Non mi sono mai cagato il cazzo così tanto come allora, stasera a fare questo. Diciamo lavoro. Che uno il problema è del governo, e l'altro il problema è del sto coglione che. No, non è un mio problema. Anche perché sì, tanto... non è un mio problema. Ed è spiego subito il perché. Se fino alla scorsa sessione di processi, se non avevano un avvocato, non venivano rinviati, ma veniva fatto lo stesso processo, non vedo perché questa sera debba essere in un modo diverso. Questo è il mio punto di vista, poi procederemo con assumere altri avvocati. Ora sì, allora, Oscar, rossa, fate, ma... ah, se fate gli avvocati, chi vuole fare un avvocato? Tre Marshall, c'è qualcuno che vuole fare l'avvocato, lo pago $20.000 in più ogni processo? Perfetto, nessuno? Nessuno ma, solo per la ma solo per la presenza. Solo perché devi fare l'avvocato, esatto, solo se non c'è nessuno che possa fare l'avvocato, ti metti lì, fai l'avvocato. A quel punto tanto vale che si difendono da soli. No, però insomma, cioè, sì. Deve fare il suo lavoro, insomma, devi fare il tuo lavoro, devi difenderlo, ovvio, però insomma, solo in casi straordinari serve. Sinceramente mi divertirei molto di più a dover distruggere una persona che si autodifende. Ma a parer mio, se posso dire, è stata la scappatoia per non fare i processi, perché basta che vengono senza avvocato e vengono rimandati in continuazione. Ma guarda che loro hanno le cavigliere, ci rimettono solo, te lo dico, cioè se un giorno in Marshall voglio decidere a farli sì, visita. Ma tanto continuano comunque a fare quello che devono fare. Ma no. C'è gli occhi viola. Ciao Rob. Sì. Sì. Ciao Rob, buonasera. Buonasera. Comunque. I processi sono finiti? Sì, sono finiti. Cercate avvocati, cercate assolutamente avvocati perché abbiamo bisogno di avvocati. Sì, quindi... io me ne vado a festeggiare in qualche locale. Buona serata a tutti. È stato un piacere. A vederci. Arrivederci. Va bene, mi riporta a casa? Nel tribunale, rientrate, chiudete le porte. Mi riporta a casa? Ci pensa lei, Gilardi? Ci penso io. Attimo. Allora, sono io. Ok, io preparo la scorta e arrivo subito. Vieni con me. Sei in due. Niente.
Questi si sono trovati la scappatoia per non fare i processi. Walker 17, buonanotte. Poi vedo che è stato già dormito, sta andando, perfetto, ottimo, per piacere. Massaggio. Niente, niente. Andiamo, aspettiamo la scorda, aspetto. Check. Poi ci deve essere Rocky. Il giudice richiede la scorta. Tanto sono andato a dormire. Tu ci sei, scusami? Ok. È presente anche Clay Spencer. Tu la 17. Oscar, mi raccomando, se giorni ho trovato avvocati, inserite all'albo, fate il nome e test. Fateli fare magari del tirocinio con l'avvocato, l'unico avvocato che c'è, magari qualche giorno così. E vedete in caso se qualcuno è molto preparato, magari già prendete. Ma siamo in una situazione di crisi, quindi per questo solamente. Tappiamo la situazione di crisi, insomma, ok? Ok. Dai, ciao. Buona serata. Arrivederci. Ah, mi scorta che mi viene a prendere davanti alla porta, ma dove la trovo una così Rocky? Venga. Perfetto. Stavo venendo a prendere davanti alla porta. Ok, dimmi dove vuoi andare. In albergo, ti vai a riposare? Ovvio, sì, ormai finito i processi, ho fatto la storia dei processi. Ho finito di presso. Aia. Che aia, mica ho preso. Io l'ho visto però. L'hai visto solo lì? Mi sa di sì però. E anche la macchina l'ho vista. Passai a parlare con il guidatore più pulito del mondo. Sì, sì. Vabbè, ma quando sto con te... studio, ma non so col giudice, mica gli posso far più i buchi o pali. Per appunto, no? Scendete subito veloce prima del giudice. Controllate, prego giudice. Io sono il giudice. Eccomi. Ecco. Mi sente bene? Sì, sì. Perfetto, vai, ok, vai. Ho un attimo di difficoltà. Posso. Abbiamo controllato. Giudice, l'accompagno. Bene, allora la ringrazio, buona serata. E è ci si vede. È sempre un piacere ascoltarlo. Giovedì molto probabilmente ci saranno i processi. Va benissimo, a giovedì. La saluto, arrivederci. Arrivederci. Bene ragazzi. Adesso, non so, un attimo. Bene.
Bene, raga, allora io qua ho finito stasera. Vi ringrazio per essere qui con me. Oggi purtroppo è durata un po' di meno la live, però più che altro cerco di streamare solo i processi, perché quello in polizia non riesco proprio, ragazzi, a streamare, mi dispiace, non... mi è troppo complicato purtroppo. Vi ringrazio tanto per essere qui con me stasera, vi saluto, vi ricordo di fare punto esclamativo comandi, per esempio di comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per appunto vedere tutte le repliche, e vi ringrazio tutti quanti, vi saluto, ciao!